Questo è quanto io ricordo della storia di un giovane dalla personalità non comune che ebbi l'avventura di incontrare in varie fasi della mia vita. Nell'estate del 19 io ero di passaggio a Chicago, quando un mio amico, Elio Templeton, che avevo conosciuto a Londra e a Parigi, mi invitò a pranzo. Il ricevimento doveva aver luogo in uno di quei brillanti circoli di campagna tipici di quella prosperità del dopoguerra americano. Buonasera. Buonasera, la parlo del signor Templeton? Questo signore. Sono già qui. Prendono rinfreschi, signore. Oh, eccovi qua. È un dry martini, signore. Proibizionismo, che corbelleria. Elio? Sì? Chi è quest'uomo che ha invitato a pranzo? Ho dovuto far venire anche Sofia per non essere in 13. È uno scrittore inglese, molto a posto, anzi è addirittura famoso. Sarà bene che tu finga di averne sentito parlare. Ora esageri. Prendi gli altri bicchieri, Elio. Devi essere in decadenza, frequenti degli scrittori? Sei in errore. Gli scrittori ora vanno dovunque. A Londra ho perfino incontrato delle attrici in società. Oh, eccolo qua. Carissimo, sono lieto di vederla. Buonasera, Elio. La presento a mia sorella, Mrs. Bradley. Luisa? Luisa, cara. Sì? Questo è il signor Somerset Maugham. Oh. Buonasera, signor Maugham. Che onore averla fra noi. Grazie, sono lieto di essere. Come mai si trova in questa volgare città? Sono di passaggio, ma lei credevo non lasciasse mai Parigi. E perché dovrei? A dire il vero, volevo rivedere mia sorella e mia nipote Isabella. Non ci vediamo da prima della guerra. Spero non le dispiaccia. Avremo con noi a cena un po' di gioventù, ma andranno via presto. Non mi dispiace, mi piace la gioventù, specie se è bella. A proposito, conoscerà il giovane con cui mia nipote ha voluto fidanzarsi? Si chiama Larry Darrell e tanto vale che le dica subito che Elio non approva. Non ho nulla contro di lui, ma non ha denaro e mia sorella non è affatto ricca. Spende tutto quello che ha, stamane dicevo. Elio, devi proprio raccontare al signor Mom le nostre cose private? Non si può essere tutti milionari. Ma non ha nemmeno un impiego. Lo potrà trovare, no? Ma non può lavorare. Perché? Perché è un fannullone. Deve essere uno scandalo per un uomo come lei che non ha mai lavorato. A lei può essere sfuggito, caro mio, ma io non sono un uomo come gli altri. Cocktail? Ah, sì. Finché ci sarà il mondo, l'industria esisterà. E non vedo perché questo giovane, con cui mia nipote si è impecolata, non debba seguire le tradizioni del suo paese. Oh, ecco mia nipote. Mamma? Buonasera, Isabella. Ciao, signor Mom, le presento mia figlia Isabella. Piacere, signor Mom. Dov'è Larry? In ritardo. Oh, povero caro, avrò dimenticato al solito di caricare l'orologio ieri sera. Lei ancora non conosce Larry. Senti, mamma, hai distribuito male i posti, sai? Io direi che... Oh, Sofia, cara. Buonasera, Sofia. Questa è Sofia Nelson, signor Mom. Sofia abita vicino a noi in campagna. Piacere. Sei deliziosa, Sofia. Vero che sta bene? Permettete? Vieni qui. Lascia che ti guardi, Sofia. Sofia, stai d'incanto. Il vestito. Davvero non ti è dispiaciuto prestarlo? Ma che idea. Se ti piace, lascia che te lo regali. Oh, Isabella, sei proprio tanto cara. Sarà una tale sorpresa per Bob vedermi ben vestita una volta tanto. Oh, sai che Bob è troppo innamorato di te per badare a quello che indossi. Non è certo più cotto di quanto lo sia io. Credo che nessuno al mondo abbia mai amato come io lo amo. Com'è bella la vita. Ehi. Hey. Ciao, Gray. Ciao, Gray. Posso disturbare? Sicuro. Ciao. Come sei bella. Davvero? Mm. Buonasera, Sofia. Buonasera. Le prendo un martini, signorina Nelson, mi pare. Sì, Sofia Nelson. Mm. Io vorrei... Ecco. No, 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 è meglio di no. Perché c'è qualcosa di male? Oh, no, niente. Solo che ho promesso a Bob di no. Chi è Bob? Il mio fidanzato. Non vuole che beva.
dice che mi piace un po' troppo. Qual è Bob? Ora non è qui, lavora. Sta per laurearsi in legge. Verrà più tardi per riaccompagnarmi a casa. Vuole assaggiarne uno? Se mi vedesse Josette, il mio cameriere, giuro che gli prenderebbe un colpo. Lei è molto amico del signor Templeton, vero? Non esageriamo, Elio non ha amici, solo conoscenti. Tremendamente snob, no? Terribile. Ma è buono e generoso, la gente mangia e beve alle sue spalle e ride tranquillamente di lui. Signor Mom? Signor Mom, lei è carta mamma. E Sofia, tu sei con Gray, all'altro capo del tavolo. Sei con me. Sì. Il signor Mom e il signor Matthew. Piacere. Isabella? Sì? Vogliamo metterci a tavola? Ah, sì. E chi è il signor Matthew? Ah, Gray? È il nostro milionario. Suo padre è un banchiere e lui è il nostro pezzo forte, ci dà prestigio. È simpatico. Conosco molte ragazze che commetterebbero anche un delitto pur di averlo. Ma niente da fare. Perché? Ha una tale cotta per Isabella che non capisce più niente. Ah, sì? E lei è innamorata di Larry Dunn. Immagino che questo complichi le cose. Eh già, specialmente quando si ha le ali come Gray. E Larry non è qui. Ah, si sta arrivando adesso, da quella parte, guardi. Vieni, è pronto. È questo il giovane di cui scrivo. Non è celebre. Forse quando la sua vita giungerà al termine, egli non avrà lasciato maggior traccia di quella che lascia il sasso che cade nell'acqua. E forse la vita che egli si è scelta avrà un'influenza sempre crescente sull'umanità. E molto dopo la sua morte ci si renderà conto che ai nostri tempi viveva una creatura non comune. Sei in ritardo, Larry. Mi spiace. Sofia, dov'è il signor Mom? Oh, eccolo. Evidentemente Larry non sa che la puntualità è la cortesia dei re. Elio, signor Mom, le presento Larry Darrell. Luisa, quando possiamo metterci a cena? Il signor Mom è uno scrittore, sai? Ah. È meglio che le dica subito che Larry è molto stupido e ignorante. L'unica cosa di cui si intende è il volo. Ma il suo ritorno era così bello in uniforme che mi piantai sulla porta di casa finché egli non acconsentì a sposarmi. C'era una concorrenza tale. Non credo una parola, signor Mom. Isabella non è cattiva, ma è una tremenda bugiarda. Oh, pronto. Ah, sì. Io già la conosco. Come? Oggi avevo molto lavoro da sbrigare e sono andato in biblioteca. L'ho vista quando sono entrato stamane e quando sono tornato dopo pranzo, lei c'era ancora. Mi sono dimenticato di far colazione. Ho molto ammirato la sua forza di concentrazione. Il merito veramente era del libro. Il suo posto è in fondo alla tavola, accanto a mia sorella. Ciao, Gray. Come va? Senti, papà mi ha detto che hai rifiutato l'impiego. Oh, Larry, perché hai rifiutato? Ci ho pensato sopra e ho deciso che non sarei mai stato all'altezza, così non ho voluto deludere suo padre. Mi ricresce molto. Mi sarebbe piaciuto lavorare insieme. Stasera. Oh, vorrei solo che ci provasse. Sono vecchi amici. Siamo cresciuti insieme. Giocavo anche nella sua squadra di pallacanestro. Noi due ci vantavamo di poterne battere 10 della nostra età. Era vero. E come? Oh, ecco che arriva il mio ragazzo. Eccoti qua. Ciao. Il signor Mom, Bob McDonald. Fortunato, signore. Grazie. Questo è quel tipo che si è messo in testa di sposarmi. Non so perché, ma è così. Ne sono innamorato a cotto. Non vorrei che lui lo sapesse, ma detto fra noi, anche lui non mi dispiace. Balliamo? Thank you.
Larry, perché non mi ha detto che il signor Maturin ti aveva offerto un impiego? Come? Larry, perché non mi ha detto che il signor Maturin ti aveva offerto un impiego? Rispondi. Rispondi? Ho pensato che prima fosse meglio decidere per un verso o per l'altro. Sei arrabbiata? Caro, è questo il grosso guaio. Con te, per quanto odioso tu sia, non ci si può veramente arrabbiare. Lo dici tu. Hai visto le occhiate che mi lanciava zio Elio a tavola? Dopotutto, Larry, un uomo deve lavorare. E più aspetti a farlo, più ti costerà. Ma io voglio dedicare la mia vita a uno scopo più alto che non il lavoro di banca. E va bene. Mettiti con un avvocato. Non mi va neanche quello. E allora che vorresti fare? Non lo so. Forse niente. No, Larry, non scherzare. È una cosa seria. Non scherzo, è una cosa molto seria. Darei tutto pur di vederti felice. Ma così mi rendi infelice? Non vedi che ti amo? Anch'io ti voglio bene, Isabella. Aspetta, che esci presto! Su, Larry, parliamo seriamente. Ogni uomo lavora, è una questione di dignità. Il nostro paese è molto giovane ed ognuno deve prendere parte al suo sviluppo. Sai, il padre di Gray diceva l'altro giorno che siamo all'inizio di un'epoca che farà impallidire il passato. Secondo lui, il nostro progresso non avrà limiti. E nel 1930 il nostro sarà il paese più ricco e più civile del mondo. Non ti sembra uno splendido avvenire? Splendido. Non ci sono mai state tante opportunità per un giovane. Credevo saresti stato orgoglioso di far parte di questo sogno meraviglioso. Hai ragione, Isabella. La carne in conserva sarà in maggior quantità e migliore di prima. I raccolti saranno più ricchi di prima e Ford fabbricherà qualche milione di automobili in più e tutti saranno più ricchi. E che ci sarebbe di male? Niente. Proprio niente. Ma il guaio è che a me non interessa affatto sedere in un ufficio e fare un mucchio di quattrini. Oh, Larry, non fare lo stupido. Non si vive senza denaro. Ma io ne ho un po', tanto da permettermi di fare ciò che voglio. Tu mi metti in una posizione molto difficile. Mi dispiace, cara, ma non posso fare altrimenti. Ma puoi farlo. Sì. Si vede così inesorabilmente la morte dei morti. Che cosa vuol dire? Questo. Sei tanto infelice, amore. No, la sola cosa che mi rende infelice è che rende infelice te. Non credo che troverò mai la pace finché non avrò scoperto quello che cerco. È così difficile esprimersi. Se appena si tenta ci si sente a disagio. Mi domando chi sono io a rompermi la testa per questo o per quell'altro. Non sarebbe meglio seguire il sentiero tracciato e accettare la vita passivamente? E poi ripenso a quel mio amico. Un minuto prima era pieno di vita e poi era morto. Ne ho visti tanti morire, ma quello era diverso. Era l'ultimo giorno di guerra, l'ultimo momento quasi. Avrebbe potuto salvarsi e non l'ha fatto, salvo me. E cadde. Lui è andato e io sono qua vivo. Perché? È tutto senza senso. E mi chiedo allora che cosa sia mai la vita. Se abbia senso o se non sia che un tragico scherzo. Non so come risponderti. È così inaspettato. Larry, credi che ti farebbe bene andare via per un po'? Forse credo di sì. E perché non lo fai?
per te. Larry, siamo sinceri tra noi. Nella tua vita per ora non c'è posto per me. Intendi dire che dobbiamo lasciarci? Oh, no, che dici? Intendo dire che sono disposta ad aspettare. Potrà essere un anno e anche più. Non ha importanza. Potrà essere meno. Dove pensi di andare? Dove? Beh, avevo pensato di cominciare da Parigi. Ci sono stato preso in licenza. Ma non so perché, ma sono convinto che lì tutto il groviglio che ho nella testa si dipanerebbe. È una strana città. Dà l'impressione che si possano seguire i propri pensieri fino in fondo. Credo che lì scoprirò qual è la via che devo seguire. E se non riesci? Se non riesco ci rinuncio. Torno a Chicago e accetto il primo impiego che trovo. Amore mio. Oh, Larry. Ti amo. Ti amo tanto. Non mi riesce di comprendere come mai Isabella preferisca quel Larry a un uomo distinto come Greg. Oh, ammetto che sia un bel ragazzo e che si vesta bene. Ma se penso che ha rifiutato l'offerta di lavorare con Gray e suo padre... Isabella. Già di ritorno? Sì. Che è successo? Nulla. Dov'è lei? Partito. Ciao, mamma. Gli hai potuto parlare? Sì. Posso chiedere con quale risultato? Andrai in Europa per qualche tempo. Gli ho promesso di aspettarlo. Ma che cosa va a fare a Parigi? Niente. Niente? Non dire sciocchezze, Isabella. È così che lui mi ha detto. Non mi far perdere la pazienza. Se avessi carattere avresti troncato il fidanzamento su due piedi. Che posso fare? Lo amo. Su, andiamo. Va bene. Ma le cose potrebbero andare molto peggio. Oh, sia lodato il cielo, merci, Joseph. Dicevo, Luisa, che le cose potrebbero andare molto peggio. Oh. Stia comodo. Non vedo come. Mia povera Luisa, tu non hai immaginazione. Da giovani si hanno emozioni violente, ma non durevoli. È un errore credere che la distanza accresca l'amore. Con Larry lontano e Gray qui vicino, non vedo perché Isabella non debba sposarlo entro l'anno. Tu sei stato per troppi anni lontano dall'America, Elio. Hai dimenticato che da noi una ragazza non sposa per far piacere alla mamma e neanche allo zio. Non è il caso di vantarsene, Luisa. Dopo 30 anni di esperienze posso asserire che un matrimonio ben combinato dal lato sociale e finanziario ha tutti i vantaggi su un'unione d'amore. In Francia, che è indubbiamente il solo paese civile al mondo, Isabella sposerebbe Gray senza pensarci due volte. Poi, dopo qualche mese, se fosse ancora innamorata di Larry... Basta così, Elio, so quello che stai per dire. L'idea non mi sorride affatto. Questo è un lato del tuo carattere che non capirò mai, Luisa. Hai vissuto per metà della tua vita fra diplomatici nelle capitali di tutto il mondo, eppure sei ancora scoraggiantemente americana. Non capita spesso che tu mi faccia un complimento. Non ne avevo l'intenzione. Lo so. È ora che io me ne vado a letto. Elio, pensi tu a chiudere? Sì, cara. Buonanotte. Buonanotte. Lei è tutto imbevuto di sagge massime stasera. Mi ha forse conosciuto altrimenti. Con lei ammetto senz'altro che in fondo lo giustifico pienamente, quel ragazzo. È giovane e vuol correre la cavallina prima di farsi una famiglia. È naturale, è ben fatto. Lo terrò d'occhio a Parigi. È chiaro che si imbarcherà su un transatlantico di lusso. Farò in modo che il capitano lo inviti al suo tavolo e lo presenti alla migliore società. Vedrò poi di trovargli un appartamento in un quartiere chic e darò dei ricevimenti in suo onore. Voglio che si diverta. Ho notato purtroppo che tanti americani a Parigi si mettono con gente di basso ceto e poi non riescono più a liberarsene. Il mio autista Marcel e la Rolls Royce saranno a sua disposizione. Io detesto la campagna, ma ahimè, gli americani sono tutti turisti nati e anche lui sarà lo stesso. L'ideale sarebbe che riuscissi a farlo adottare da qualche donna un po' anziana. La principessa Von Emali, per esempio.
È un bel ragazzo ed è giovane. Scommetto che lei ci farà delle pazzie. Più gli troverò da fare, meno tempo avrà per Isabella. Oui, mademoiselle. Niente per Larry Darrell? Un telegramma arrivato l'altro ieri. Grazie. Per favore, mi scusi, quando arriva il treno dalle Havre? 11:30, monsieur. Grazie. Allora, vous parlez italien? Ma certo, signore. Mi sei mancato, ma tanto, tanto. Posso chiedere come ha saputo del vostro amico? Isabella gli ha inviato un radio dalla nave. Sono ancora fidanzati? Per quello che ne so. Che ne è di Gray Majorin? Sempre fedele. Credo che tu abbia giocato male le tue carte. Non ho mai avuto talento per le carte. Mamma, eccolo qui. Com'è stato gentile a venire. Che piacere vederla. Buongiorno, signor. Buongiorno. Zio Elio, Larry può venire a cena con noi? Larry mi ha fatto capire che non cena fuori. Oh, ma stasera sì, vero? Ah, certo. È ben gentile da parte sua, ne sarò felice. Vi raggiungeremo dopo. Bene. Taxi! Taxi! Andiamo, tesoro. Ho mille cose da raccontarti. Temo che non potrò farti un resoconto soddisfacente su quel giovane. Oh. Quando arrivò a Parigi, per far piacere a Isabella, lo invitai a pranzo con quelle persone che era bene conoscesse. E mi disse che non aveva appetito. Forse era vero. E quando lo invitai a cena, si scusò dicendo che non aveva abiti da sera. Vivessi 100 anni, non capirò mai come un giovane possa venire a Parigi senza abiti da sera. Forse non ne aveva voglia. Se è così, è il pretesto più inverosimile che abbia mai sentito in vita mia. E dove abita? Non ne ho idea. Isabella gli scriveva fermo in posta. Come un commesso viaggiatore o un maestro in vacanza. A parer mio starà al quartiere latino con una di quelle. Ci siamo capiti, vero? Temo che dovrai segnarlo fra i tuoi insuccessi, Elio. Può darsi che ti sorprenda, cara. Ma io l'ho già fatto. C'est qu'il est beau, mon panier. Mais oui, le bouquet te portera bonheur, tu vas voir. Oui, j'aurai du bonheur. Mademoiselle, mademoiselle, un brin de bouquet, je vous prie. Bonjour, mademoiselle. C'est le 1er mai aujourd'hui. C'est une coutume française d'avoir du bouquet. Ça vous portera bonheur. Parla così in fretta che non la capisco. Ti dice che è una vecchia usanza francese che ognuno porti i mughetti il primo di maggio. Sono simbolo di felicità. Merci, madame. A vous, madame. Ça vous portera bonheur. Primo maggio. Siamo già in maggio. Pensa che sono qui già da un mese. Possibile, mi sembra solo da ieri. E ancora non so nulla di quello che hai fatto. Raccontami, Larry. Muoio dalla voglia di saperlo. Nulla di straordinario, ho girato un po', ho letto molto, ho ascoltato conferenze alla Sorbona, eccetera, eccetera. Hai trovato quella pace dello spirito che cercavi? No, ma per la prima volta comincio a vedere tutto chiaramente. Che vuol dire? Non è molto facile a spiegarsi. Anche se ci provassi, tu ci arrabbieresti soltanto. E quanto crediti ci vorrà ancora per questa storia? Ah, non so. Non lo so, è difficile a dirsi. E poi che ne farai di questa saggezza? Se ne acquisterò, spero d'essere così saggio da saperla usare. Sai quello che dice zio Elio? Niente in mio favore, immagino. Che hai un piccolo nido chissà dove. Vieni a darci un'occhiata. Il piccolo nido è qui a due passi. Bonjour, monsieur Darrell. Ah, bonjour, Etienne. Monsieur Darrell,
Madame Duval, Mademoiselle Bradley, bonjour. Monsieur Jacques Duval. Enchanté, mademoiselle. Hai visto come mi hanno guardata? Hai rovinato la mia reputazione. Ça va? Non ti piace? No. Per me va benone, è in centro. Vuoi una tazza di caffè? Larry, come puoi startene rinchiuso in questa brutta soffitta? Mentre in America si vivono gli anni più interessanti e più belli della nostra storia. Ormai sei assente da un anno, ci hai tolto un anno intero. Non puoi continuare sempre a non far niente. O lo puoi? È possibile. E io che faccio? Non ti importa nulla di me? Anzi, tu mi importi molto, Isabella. Ti voglio bene, intendo sposarti. Quando? Tra 10 anni? Ma no, ora, appena possibile. Con che? Con che? Ho $3,000 all'anno. Non Larry. Ma c'è tanta gente che vive con molto meno. Ma io non voglio arrabattarmi con 4 soldi. Non l'ho mai fatto e non vedo perché dovrei farlo. Potremmo andare a Capri per il viaggio di nozze, poi in autunno magari in Grecia. Rammenti come sognavamo di girare tutto il mondo insieme? Sì, certo che voglio viaggiare. Ma non così. Ristoranti miseri e pensione di quart'ordine. E poi voglio avere bambini, Larry. Va bene, amore, li porteremo con noi. Oh, Larry, scendi dalle nuvole. Non sai quello che mi stai chiedendo. Sono giovane, io voglio divertirmi. Avere una cerchia di amici. Non avremo un amico al mondo. Isabella, non esagerare. Faremo tutto quello che vuoi tu e lo faremo insieme. Oh, senti, amore, se tu non avessi un soldo, ma avessi un impiego che ti rendesse $3,000 all'anno, ti sposerei senza pensarci un momento. Cucinerei, farei la massaia. Non mi importerebbe dei vestiti. Mi divertirei, anzi, perché saprei che col passare del tempo faresti strada. Ma così significa che dovremo vivere per tutta la vita in questo modo, senza prospettive. Tu chiedi troppo. Oh, Larry, hai avuto la tua libertà. Per il bene tuo, ti prego, ritorna con noi. Ma non ti renderei felice se lo facessi. Tu dimentichi che io voglio imparare così intensamente come, non so, come Gray, ad esempio, desidera far quattrini. Venni qui perché ero inquieto. Perché la mia mente era tanto confusa. Venni a cercare le risposte a 1000 domande. Molte le ho trovate. Altre forse non le troverò mai. Ormai non posso fermarmi. Oh, lo so che ti può sembrare vago e futile di fronte a... Sì, a tutto quello che succede nel mondo oggi. E so che rendo tutto difficile. Ma non posso fermarmi ora, Isabella, non posso. Ma che succederebbe al mondo se tutti fossero come te? Già, ma non tutti provano quello che provo io. Per fortuna la maggior parte di loro si contenta di seguire sempre la stessa via, di prendere le cose come vengono. Magari lo potessi anch'io. Ma so che se ci provassi rovinerei la tua vita e anche la mia. Ma tutto questo che cosa ti porterà? Non lo so. Può darsi che alla fine io trovi qualcosa da donare che gli altri saranno lieti di ricevere. Sì, può darsi. Ma se non riesco non starò peggio di uno che abbia voluto fare affari e non ci sia riuscito. Allora non c'è più nulla da dire. Ecco qua. Isabella. Portalo un altro dito per piacere. Siamo sempre amici. Ma certo. Andiamo. Avanti, avanti. È incredibile.
Luisa, cara, ti rendi conto che in 2 mesi da che sei qui io non ho vinto una sola volta? Chi sta vincendo? Io. Ah, brava. Beh, devo dire che Isabella l'ha presa molto bene. Ti ha detto più che cosa è successo? È solo che lei e Larry hanno discusso e hanno deciso che avevano fatto uno sbaglio. Lei ha scritto a Gray? Non lo so, non apro mai la sua corrispondenza. Secondo me se l'è cavata brillantemente. È evidente che c'era una forte attrazione fisica, ma era tutto lì. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Gioia, non fare tardi. Dobbiamo prendere il treno domattina. Oh, sei molto elegante. Si direbbe che tu vada ad una festa. Sì. Dove? Ah, oh, non lo so ancora. Larry ed io vogliamo vedere Parigi di notte. Larry? Abbiamo deciso di passare l'ultima notte insieme. L'ultima sera, spero. Sono scandalizzato. Se avesse un filo di decoro non ti avrebbe invitata. Non mi ha invitata lui. Sono stata io. Dovresti proibirle di andare, Luisa. Mi darai retta se te lo proibisco, Isabella? No, mammina, affatto. E allora non credo sia il caso che mi agiti. Graziosa quella toilette. Non mi ero reso conto quanto fosse scollata. Così bella. Yeah.
Vieni su e beviamo ancora un sorso. Meglio che tu vada. Oh, Larry, per amor di Dio, vattene. Ti prego. Larry. È stata una scena ben recitata. Ho lasciato la porta socchiusa. Vuoi qualcosa da bere? Ne avrai bisogno. Ti credi di essere molto spiritoso, vero? Non lo credo, lo so. Su, su, bambina, hai ragione. C'era qualcosa nell'aria, eh? Perfino tua madre si è accorta che ti è rivestita con estrema cura stasera. Sei odioso. Ma intelligente, però. Mi sbaglio supponendo che se ti fosse riuscito di farlo salire, l'inevitabile sarebbe inevitabilmente accaduto. Ti esprimi con delicatezza ammirevole. Si conoscono le probabili conseguenze quando una povera fanciulla lascia il sentiero della virtù. Ah, sì? Immagino che se il tuo sporco tentativo fosse riuscito, poco dopo il tuo arrivo a Chicago, il disgraziato Larry avrebbe ricevuto una lettera con l'invito di tornare subito per fare di te una donna onesta. Sai essere mirabilmente spiacevole quando vuoi, zio Elio. Lo so, è una delle virtù di cui più mi vanto. Ma perché non sei andata fino in fondo? Quando l'ho guardato negli occhi e mi sono accorta che non aveva il minimo sospetto della mia trappola, non ho avuto più il coraggio di fare una cosa simile. Mi è mancata la forza. Sarà stata la parte migliore di me stessa. Storie. È stato il solido buonsenso di famiglia. Avresti fatto una pazzia a sposarlo. Chi lo sa? Dai retta a me. Quando ci sarà l'Atlantico tra te e quell'uomo, vedrai che non te ne importerà più niente. Fidati di zio Elio. È un vecchio golpone, lui. Signor Meteor, una torta. Prego. Ecco il coltello, signorina Isabella. Cioè, signora Meteor. E che cosa ne devo fare?
Ehi, Gray, fate avanti, tocca a te, sai. Fai come ti dico, Isabella, prendile la mano, Gray. Nulla mi farebbe più piacere. Amore, sai che questo è il matrimonio più bello che abbia mai visto? Avremmo dovuto pensarci prima. Ti meglio. In Francia le spose come tagliano la torta? Col coltello, cara. Esprimi un desiderio, Gray. Non ce n'è bisogno, è già stato esaudito. You know, I've never been able to understand why, when there's so much space in the world, people should deliberately choose to live in the Middle West. Oh cielo, che cos'è? Va da solo? O fa parte di un servizio? Che roba è? Sarà per i sottaceti. Sottaceti? Huh? Roba da bazar, costerà pochi centesimi. $5 da Park, il migliore negozio di Chicago. Lo so perché lo abbiamo mandato noi. Grazioso. Ed è per utilità o ornamento? Tutte e due. Si ricorda di me? Ci conoscemmo l'ultima volta che fui a Chicago. Ma certo che vi ricordo, Sofia. Oh, buonasera. Sofia! Oh, cara, come sono contenta che siate venuti. Fatti vedere. Oh, sei un amore, Isabella, davvero? Fresca come una rosa, o piuttosto come un roseto intero. Ma dimmi, non vi si vede mai a te, a Bob. Ma dove mai vi cacciate? Invece... in questo momento, per ragioni note solo noi due, evitiamo contatti coi ricchi. Li troviamo troppo costosi. Come sta la bambina, Bob? Ah, Benone, ti piacerebbe vedere sicuro? Oh, no, buon amore, non ora. Vorrei tanto venirvi a trovare. Dove abitate? In un appartamentino a nord della città. Inviterei te, Gray, a cena. Ma ho paura che la mia cucina vi piacerà. Oh, non le darrebbe, è la cuoca migliore di tutta Chicago. Tutto è bene quel che finisce bene. E bisogna riconoscere che è una gran bella coppia. Oh, guarda, no! Allora, va bene. Spero saranno felici. Perché non dovrebbero esserlo. Hanno tutto quello che ci vuole per essere felici. Denaro, posizione, bella casa. E il padre di Gray non vivrà in eterno. Che ne è di Larry? Ne hanno avuto notizie? Per l'amore del cielo. Appena Isabella e Luisa partirono, lo lasciai cadere come un ferro rovente. Un giovane veramente riprovevole. L'ho cercato durante la mia ultima visita a Parigi, ma non l'ho trovato. Chissà cosa ne sarà avvenuto. Vuole che glielo dica, mio caro amico? Non me ne importa un fico secco. Ti laverai dopo. Un paio di birre, dolcezza. E le carte. T'ho cercato ieri sera, eri fuori. Era carina? No, ti sbagli. Ero a una conferenza all'università. Ho mancato l'autobus e sono tornato a piedi sotto l'acqua. Ben ti sta. Perché? La cultura è la disgrazia del mondo intero. Un uomo che perde la testa sui libri è un pazzo. Più impara e più desidera e più infelice diventa. Buttiamo giù le scuole, bruciamo i libri, strozziamo i maestri e il mondo andrà molto meglio. Ah, la birra. Le carte. Chi perde paga. Ma perché se vuoi sviluppare il cervello lavori in una miniera? Spiegamelo. Avresti potuto trovarti un lavoretto al sole. Volevo provare anche questo. Ti nascondi, eh? La polizia? No. Una donna? No, ma ho pensato che mi farebbe bene una bella sudata. Che ti hanno detto gli altri polacchi di me? Non molto. Mi hanno detto di non giocare con te alle carte perché imbrogli. Credi che sia vero? Sì. E come? E allora perché giochi con me? Mi diverti. Oh! Ti osservo da giorni ma non vedo come fai. E non lo vedrai mai, caro. Non mi sembra che ne valga la pena per un bicchiere o due di birra. Mi piace tenermi in esercizio. E tu cosa farai quando ti sarai stufato? Tornerai in America? Credo di sì, un giorno di questi.
A che fare? Lavoro di banca. Sei un bel tipo, Larry. E che ne sarà delle risposte a tutte le profonde domande che ti sei posto? Ma non lo sai che la gente si sta ponendo le stesse domande da migliaia d'anni? Sì, ma non ti pare che se questi problemi appassionano il mondo da migliaia d'anni, anch'io ho ragione di occuparmene? Molto bene. Molto bene. Non sei poi del tutto stupido. Anzi, direi quasi che parli come un uomo molto religioso che non crede in Dio. Non so neanch'io che cosa credo. Hai mai pensato di andare in Oriente? In India, per esempio? Io ci andai. Conobbi un uomo strano. Non pensavo ce ne fossero così al mondo. Un santo. Da tutte le parti dell'India si recano a trovarlo. A raccontargli i loro guai, ad ascoltare i suoi consigli e i suoi insegnamenti. Se ne vanno più forti, più sereni e anche più buoni. Ma non sono tanto i suoi insegnamenti quanto l'uomo. L'uomo stesso. A te t'ha aiutato? No, no. Ma la colpa non era sua. Era mia. Come mai sei stato fino in India? Per sfuggire al mio inseguitore. Mi seguì fino lì, ho sguazzato nella melma di tutta Europa per fargli perdere le mie tracce, mi stava aspettando. Ma io so che per quanto pensi a sfuggire, un giorno egli mi raggiungerà e sentirò quella terribile mano sulla mia spalla. Allora non sarebbe meglio affrontarlo e accettare il castigo? Ma tu non sai qual è questo castigo. Non è la prigione né la corda del boia, quelli li affronterei. È la misericordia, il perdono, l'amore. Non te l'ha mai raccontato nessuno che io prima ero un prete? Non è la polizia che io sto fuggendo. Ammazzerei chiunque tentasse di arrestarmi. È Dio. Vattene, idiota, che voglio ubriacarmi. उसका बंदोबस्त कर दिया है Scusate l'interruzione. Sono pellegrini. Vengono da ogni parte. Alcuni da molto lontano. Che cosa vi conduce qui, figliuolo? Sono venuto per imparare. Dalla fine della guerra cerco qualcosa che non so. Qualcosa che non riesco a descrivere con parole. Mi hanno detto che in voi potrei trovare una guida. Dio è la sola guida. Ma forse se noi parliamo, mi indicherà la via per aiutarvi. Per i miei amici sono un fannullone che teme la responsabilità. Neanche a quelli che amo riesco a spiegare che cosa cerco. Il fatto stesso che siete venuti da così lontano in cerca della verità prova che non temete le responsabilità.
L'ammettere che avete da imparare è già in se stesso coraggioso. Ho studiato, ho viaggiato, ho letto tutto quello che mi è capitato, ma nulla riesce a soddisfarmi. Come tutti gli altri desidero riuscire nella vita a migliorare, ma non secondo l'idea che oggi il mondo in genere ha del successo. Non ho più alcuna fiducia nei valori generalmente accettati. Cerco di entusiasmarmi all'idea di sistemarmi, di fare i miei affari e di far carriera, ma ciò non fa che aumentare il mio desiderio di migliorare. So perfettamente che quello che cerco potrò condividerlo con l'umanità. Ma come trovarlo? E dove? Non siete il solo insoddisfatto e annebbiato, figliolo. Tutto il mondo è irrequieto e insincero. Sarà sempre così, finché gli ideali degli uomini non saranno più elevati. Non può esserci vera felicità finché non sapremo trovarla in noi stessi. Lo so. È scritto che l'uomo saggio vive chiuso in sé, cioè in Dio e nel suo cuore. È la via della calma, della pazienza, della compassione, dell'altruismo e della pace eterna. Ma non è facile? No. La via della salvezza è difficile a percorrersi, così difficile come camminare sul filo di un rasoio. Solo questo sappiamo, ed è in tutte le religioni. In ognuno di noi c'è una scintilla della infinita bontà che ci ha creati, e nel lasciare la terra ci ricongiungiamo in essa, come la goccia che cade dal cielo si riunisce finalmente al mare che l'ha generata. Posso restare qui con voi? Certo che lo potete. La nostra vita è semplice. Abbiamo liberi, parleremo insieme. Potete anche lavorare nei campi se vorrete. Noi indiani crediamo che tre strade portano a Dio. Una è il sentiero della fede e dell'adorazione. Una è il sentiero delle buone azioni fatte per amor di Dio. E la terza è quella che, attraverso il sapere, porta alla saggezza. Avete scelto la via del sapere, ma finirete col trovare, figliolo, che i tre sentieri non sono che uno. Un mio allievo vi indicherà dove dormirete. Centralino, Michigan 7182. Voglio il signor Gray Meteorin. Il dottor Thompson è dentro? Sì, è qui. Non faremo l'iniezione per ora, sta meglio. La vogliono, dottore. Sono Gray Meteorin, mi hanno chiamato. Come sta? È rinvenuta, ha chiesto di suo marito. Vuole dirglielo. Dirglielo? Come, non lo sa? No, bisogna dirglielo prima che si verifichi la reazione. Lei è un vecchio amico. Ciao, Gray. Sei stato gentile a venire. Ho fatto più presto che ho potuto. È stato un incidente così stupido. Un gruppo d'ubriachi ci hanno investito ad un incrocio. Avrebbero potuto ucciderci. Fortunatamente avevo in braccio la bambina.
L'automobile è rovinata. Dov'è Bob? Ah, attenta a quel braccio. Ma dov'è Bob? Voglio Bob. Bob! Deve restare a letto il signore McDonald. Stai calma, Sophie. No, devo vedere Bob e la bambina. La bambina! Non la lascia stare. Chiamo il dottore. Sofia, stai buona e mettiti giù. No, lasciatemi stare. Stai buona, Sofia. Bob è morto, Gray. È morto. Puoi dirmelo, Gray? Sì. Anche la bambina. Linda. Pronta per il vostro pellegrinaggio? Sì, ma mi rincresce andare. Ero molto felice. Anche a noi rincresce, ma i libri non possono più insegnarvi nulla. È bene che lasciate il mondo per qualche tempo, che vi isoliate completamente da tutto. Ricordate. A volte avvengono delle cose molto strane quando si è nelle montagne, senza anima viva attorno. Senza altro sopra di noi che il cielo e Dio. Che genere di cose? Questo, figliolo, dipende da voi. C'è una capanna là sulla cima. Entrate, servitevene. Tra qualche tempo, forse, verrò a trovarvi. Siete venuto. Fa
fatemi guardare. Sì, lo vedo. È vero. Mi è accaduto un fatto molto strano. Lo so. Dite. Era il momento che precede la fine della notte e l'inizio del giorno, quando l'intero mondo sembra tremare in attesa. Gradualmente la luce prese a filtrare attraverso il buio, come una misteriosa figura che scivoli fra gli alberi. Vennero i primi raggi del sole, le montagne, i rami coperti di brina. Non avevo mai visto e sentito nulla di simile. Lo so, vengo qui spesso. Mi sentivo liberato dal corpo, quasi sospeso a mezz'aria. E tutto ciò che prima era stato confuso divenne chiaro per me. Intuì una conoscenza più che umana. Avevo spezzato le catene ed ero libero. Sapevo che se fosse durato ancora, ne sarei morto. Ma nonostante questo ero pronto a morire piuttosto che rinunziare. Perché in quel momento avevo la sensazione che... che tu e il Dio eravate uno. Sì. Sono certo che potrei star qui e non stancarmene. No, devi tornare. Ora sei pronto per tornare. Non è necessario lasciare il mondo, bensì vivere in esso e amare gli oggetti del mondo non solo per se stessi, ma per quel che c'è in essi di Dio. Tu devi stare con la tua gente. Sei uno dei pochi fortunati. È stato concesso di vedere l'infinita bellezza del mondo, che non è niente altro che un riflesso oscuro della bellezza di Dio, quel senso di gioia, quella visione divina, rimarranno fresche e vive in te fino all'ultimo tuo giorno. Monsieur Descartes. Oui, monsieur. Venez, venez. Non è affatto questo il posto per il mio stemma. Lo stemma va quassù, quassù. Non faccio il corridore alle Olimpiadi, io. Bisogna rifarle immediatamente. E questa vestaglia è veramente atroce. Atroce. E guardate la mappa. Odiosa. Dovrebbe battere qui, alle ginocchia, più giù, in modo che se cammino, ondeggi. Come adesso si agita. E le mie cravatte? Le cravatte di Monsieur tout de suite. Ma è lui. Ma certo che lo è. Oh, carissimo. Elio. Ma dove si è cacciato per tanti anni? Sono stato a lungo in Oriente. L'ultima volta che passai da Parigi lei non c'era. Entri, entri. Ho una casa in Riviera adesso. Ho raggiunto l'età in cui si desidera riposarsi e godere delle bellezze della natura.
Mi sorprende, Elio. Lei considerava la natura un ostacolo ai rapporti sociali. Parigi non è più Parigi. Non c'è quasi più nessuno da frequentare. Ma in Riviera c'è ancora della gente per bene. Oserei dire che le rive del Mediterraneo sovrabbondino di sovrani. Il cielo sa che io non sono uno snob. Ma a titolo di cronaca mi è gradito dirle che una volta io ho avuto 2 ex re a pranzo. Due? Va bene. Elio, che diavolo è quella corona sopra le iniziali? Sua santità si è degnata di ripristinare per me il mio titolo di famiglia. Il cosa? Come lo ignorava? Io discendo per parte di una mia ava dal conte di Lauria, che seguì Filippo II in Inghilterra e sposò una damigella della regina Maria. Però come cittadino americano trovo più modesto usare lo stemma solamente sulla biancheria intima. Lo trovo un bel gesto da parte sua, Edio. Je le prends tout. Le confesso che sono modestamente fiero di celare il mio rango sotto la sobria veste del gentiluomo americano. Lo sa che Isabella e Gray Majorin sono qui con le due bambine? Davvero non sapevo, sono appena arrivata a Parigi. Gli ha rovinati la crisi. Già, l'avevo sentito. La povera Isabella ha dovuto vendere i gioielli. Gray ha cercato un posto ma non c'era nulla da fare. Per questo ha avuto un esaurimento nervoso e ora soffre di atroci mali di testa. Non potrebbe lavorare ora neanche se trovasse. Oh, come mi dispiace. Non potevo lasciarli vivere così, Isabella senza donna, le bimbe senza governante. Sicché ho dato loro il mio appartamento qui finché Gray non si riprenderà. Lei è l'essere più generoso del mondo. Allez, circulez. Sciocchezze. Se me ne occupo è perché... Noblesse oblige, vero? Posso darle un passaggio? Crederebbe di fare colazione con me, un appuntamento con un suo vecchio amico. Ignoravo di avere dei vecchi amici qui a Parigi. Ma pure se ne avessi, le assicuro che nulla mi seccherebbe più che di incontrarli a quest'ora. Su forza, presto l'aspetta al Dom. Oh, detesto la fretta. Al Dom. A lei com'è andata? Ha sofferto della crisi? Dio manda il freddo secondo i panni. Ero per caso a Roma nel settembre del 29. I miei amici mi consigliarono di vendere i titoli americani. Ed io ebbi il buon senso di farlo subito. Sicché quando venne la crisi lei era a cavallo. Un'espressione poco raffinata che non amo sentire usare, ma che esprime la mia situazione in modo adeguato. Infatti ebbi l'ispirazione di vendere e feci quel che lei chiamerebbe centro. Sempre lo stesso volpone, Eddie. Ho un certo fiuto. Io non amo affatto la propinquità della massa. Oh, Larry! Larry? Credevo fosse morto. Beh, mi dispiace deluderla. Sono lietissimo di vederla. Da dove arriva? India. India. Avevo un tab? Oui, monsieur, ici. Con permesso, io vi lascio. Avevo dimenticato di avere un impegno urgente. Arrivederla, mio caro. Arrivederci. Arrivederla. Arrivederla. Do you know Isabel and Gray are here? Really? Where are they staying? In Elliot's apartment. Their children are with them. Oh, I must look them up. If you don't want to scare them out of their wits and drive their two little girls into hysterics, you'd better get a haircut. Well, that'd be a good idea anyway. They've had rather a bad time. The Maturin Company was wiped out in the crash. Gray had a nervous breakdown. Poor Gray. Oh, I am sorry to hear that. What did you do in India? I learned something about myself. I was very happy there. Il signor Mom, signore. Sì, lo so. Buongiorno, signor Buongiorno. Mom. Buongiorno. Mi fa piacere vederla. Isabella mi ha detto che lei aveva telefonato. Dica alla signora che il signor Mom è qui. Sì, signore. Mi ha ricresciuto sentire che è stato male, Gray. Oh, non è nulla di grave. Vai, viene. Ma non mi riesce di liberarmene. Avevo pensato che forse mi avrebbe fatto bene cambiare aria per qualche mese. Buongiorno. Signor Mom. Isabella, ma che piacere. Come stanno le bambine? Oh, benone. Crescono che è un sogno. Come stai, caro? Ah, non c'è male.
Scusatemi, me ne vado perché sento di dar fastidio quando sto così. Hai bisogno di nulla? No. Sicuro? Poveretto. Speravo di avervi a pranzo con me stasera. Oh, quanto vorrei. Ma soffre tanto. Lei sta molto bene, signor Mom. Mi sento bene. Larry non è ancora venuto? Larry? Sì, abbiamo fatto colazione insieme e ha detto che sarebbe venuto qui oggi. Larry a Parigi? E dove è stato? India. Ma io non sapevo. Non sapevo che fosse stato in India. Si rende conto che non lo vedo ormai da anni. Mi ha detto che abbiamo perduto tutto. È strano se si pensa che ora abbiamo praticamente la stessa rendita che aveva Larry quando mi chiese di sposarlo. E io non volli perché credevo non mi bastasse per vivere. E adesso anche due bambine. Non trovo che le sia tanto da compatire. Mes enfants, ils agacent le père quand il a mal à la tête. Mi scusi. Voyons, petit, je vous en prie, votre grand père a encore mal à la tête. Mais viens, tu fais plus de bruit, hein? Viens, donne-moi un baiser, tu veux pas? Isabelle. Buongiorno, Isabella. Oh, Larry. Larry, quasi non ci credo. Dove sono andate? Chi? Ah, le piccole. Venite, piccole. Vieni, tesoro, vieni. Ah, oh, che brava. Come ti chiami? Joan. Joan, e quanti anni hai? Sette. Sette. Questa è Priscilla. Sette. È passato tanto tempo. Sì, molto tempo. Che bella nidiata. Dov'è Gray? In biblioteca. Vai pure, me, va? Buongiorno, Larry. Buongiorno. Vieni a vedere Gray. Gray, guarda chi c'è. Ciao, Gray. No, non ti alzare. Larry, che piacere vederti. Mi dispiace che tu sia capitato ora. Ho un gran mal di testa. Già. Il signor Mom ci ha invitato a pranzo stasera. Già, pensavo di fare un giro in città, ma lei se la sente. È molto gentile, signor Mom, ma non ce la faccio. Larry andrà, vero Larry? Povero Gray. Su, andate tutti ora, non voglio sciuparvi la serata. Aspetta un momento. Chissà che non ti possa aiutare. Come? Voglio dire, potrei aiutarti ad aiutare te stesso. Va bene. Qua. Siediti. Che cosa gli fai? Aspetta. Cos'è? Un'antica moneta indiana. Su. Tieni le dita ben chiuse. Palma in giù. Non ti irrigidire. Non fare alcuno sforzo. Tieni stretta la moneta nel pugno. Prima che io conti fino a 10, la tua mano si aprirà e la moneta cadrà. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. 9. Non l'ho fatta cadere. È caduto da sé. Non ha importanza. L'ho fatto per darti fiducia in me. Perché? Vedrai. Tieni. Ce l'hai? Scusate. E cosa devo fare? Mettiti qui nell'angolo e poggiati sui cuscini. Stai comoda? Stai bene? Credo di sì. Ha un orologio.
Palma in giù. Grazie. 6:43. Fra un minuto le palpebre ti peseranno, tanto che sarai costretto a chiuderle. Poi dormirai per un minuto. Alle 6:45 ti sveglierai e non avrai più dolore. Non avrai più dolore. Crediate o non, si sta addormentando. L'ha imparato in India? Oh, nulla di miracoloso. Gli ho solo messo un'idea in testa e il resto lo fa da sé. Ho dormito davvero. Sta meglio la testa? Non lo so. Ma sì. Tu mi hai fatto qualche cosa. Che hai fatto? Ah, non sono stato io, l'hai fatto da te. Da me? Certo. Oh, questo è nuovo. Un momento fa la testa sembrava mi si spaccasse da qui a qui. Ora come stai? Sto assai meglio. Non potresti guarirlo del tutto? Io non so far miracoli, ma non c'è ragione che non si guarisca da sé col tempo. Ma quello era un miracolo, l'ho visto. Qualunque cosa fosse, mi ha fatto molto bene. Tanto da venire a pranzo con noi? Mi piacerebbe venire a pranzo. Non ho mangiato tutto oggi. Tu vieni, Larry? Con piacere. Sono anni che non ballo con te, Isabella. Vorrei vedere se ne sono ancora capace. Vedremo. Vado a vestirmi. Oh, le andrebbe un aperitivo, signor Mom? Larry? C'è tutto qui. Buonasera. Come sta il suo amico Templeton? Non c'è male, te. Chi è quella? La principessa vuole male. Oh. Edna. Tipo strano quel Larry. Non dimostra un giorno di più da quando lasciò Chicago tanti anni fa. L'India l'ha cambiata. Cambiato? A me sembra straordinariamente felice. Calmo, eppure distante. Ma scusate, avete un fiammifero? Ecco qui. È arrivata la macchina? Non ancora. Grazie. Balla ancora così bene? Non ci ho badato. Non avrà la debolezza di innamorarsene di nuovo? Ma io l'ho sempre amato. In tutta la mia vita non ho amato altri. Il matrimonio non è tutto rose anche quando si è innamorati. Penso quindi che senza amore sia poco divertente. Ci può tirare avanti anche senza amore. Gray è così caro. Peccato fargli male. Gli voglio troppo bene io. Non gli farò mai del male. Beh, a par suo e non mio. Dove si va? Andiamo a Les Ambassadeurs? No, no, sono stufa di questi locali chic. Allora? Sì, andassimo alla Rue de l'Arp. Non ci sono mai stata. Almeno sarà diverso. La Rue de l'Arp vestita così? Oh, sto, rimetterò il cappotto. Vi prego, ci divertiremo. Ma non se la prenda con noi se non le piace. Tiriamo giù le tendine per evitare qualche sassata in quel quartiere. Vous connaissez la Rue de l'Arp? Oui, monsieur. Sembri scocciato. Che ti è successo? Oh, non me ne parlare. Vorrei sapere che cosa fanno quegli americani qua dentro.
L'hai voluto tu, Isabella, ecco qua. Non ho paura, mi piace. Guarda un po'. La polizia potrebbe scegliere stasera per fare una letta. Magari, divertirebbe. Hey, on a des Américains ici. Si tu le veux, ma bonne, dans le pays des paradis de notre grand amour. Les Américaines sont brusquées comme ça. C'est toi, ma pomme, tu es à moi, ma pomme, et dans mes bras, tu connaîtras la valse d'amour. Vogliamo della champagne. La champagne a Parigi è sempre buona, no? Guarda chi c'è. Sofia. Chi ti credevi che fosse? Sedete, sedete tutti quanti. Ciao, Greg. Siediti. Ti prendo una sedia, Sofia. Garçon. Voilà. Une chaise. Et prends-la toi-même. Venante. Che bello incontrarvi tutti. Ciao, Larry. Ciao, Chimera. Come stai? Ho sete. Forza, beviamo tutti quanti. Patron! Conosci questi signori? Se li conosco. Sono miei amici d'infanzia. Ancora una bottiglia di champagne, prego. Sei ancora ubriaca. Ma l'inferno, che ti dice che io sia ubriaca? Io la conosco. Venne a Cicali. Un tipo un po' tronfio, vero? Forse. Non si direbbe che siate molto felici di vedermi. Ma avevano detto che eri a Parigi, Sofia. Potevi telefonarmi, sono sull'elenco. Ah, sì? Sì. Ti stai divertendo qui, Sofia? Altro che... Sei andato in rovina, vero, Gray? Porca miseria. Deve essere terribile a Chicago di questi tempi. Meno male che me ne sono filate in tempo. Ma dove da bere? A me ne le devo fare de curso. I miei amati suoceri mi cacciarono da Chicago. Dissero che gli sporcavo la reputazione. E allora, Sophie, tu viens, va a danser? Oh, la paix, tu vois donc pas que je suis avec des amis? T'es copain, je m'en fous, moi. Allez, viens, on danse. Vada, Coco. Lui è un tipo quieto, ma ti stende morto. Salope, va. Quello è un tuo amico, Sofia. Sì, quello è un mio amico, Isabella. Tu sei a Parigi ora, Larry? Sì, ora vivo qui. Ti ricordi l'estate prima della guerra? Certo. Ci vedevamo molto spesso. Quando? Quando tu andavi in società. Leggevamo le poesie insieme. Ricordi, Larry? Scrivevi anche tu poesie in quei tempi. Come erano belle, vero? Mica male. Per una bimba. Erano belle. Beh, è meglio che torni dal mio amico. O farà l'inferno. Ha un caratteraccio, ma è un maschio. Vieni a trovarmi quando non hai altro da fare.
Ho una cassa di whisky. Ciao, gente. Tornate. Sono qui ogni sera. Fatto una scelta fortunata. Che colpo vedere Sofia. Per Diana che sbornia. Forse droga. È strano. Anch'io l'ho pensato. Se la ricordava? Molto bene, mi piaceva. Ricordo suo marito. Non ho mai visto due così innamorati cotti. Erano diventati celebri in tutta Chicago. Ma che è successo? Come, non lo sai? Bob e la bimba furono uccisi. Un incidente d'auto. Adesso capisco. Lei fu lì lì per impazzire. Facemmo il possibile per aiutarla, ma fu tutto inutile. Se l'invitavamo a pranzo, arrivava Brille e finiva a terra a metà serata. E alla fine fummo costretti a ignorarla. Diventò impossibile. Ci restammo male. E lei mi ha fatto molta pena. Ma la gente normale si rimette. Se si è lasciata andare così, vuol dire che non è mai stata equilibrata. Anche il suo amore per Bob era esagerato. Non trovi, Larry? No, non sono del tuo parere. Era normale, come tutti quelli che ho conosciuto. Ricorda che la conoscevo meglio di te. Ti amava? Neanche per sogno. Era una bambina. Una ragazzina ossuta con un fiocco in testa. Ricordo come pianse una volta quando le lessi una poesia. Perché era tanto bella. Le ragazzine a quell'età sono emotive. Aveva un'anima bella fin da allora. C'era in lei quel che un poeta chiamò la deliziosa purezza. Autista vuol fermare all'angolo, voglio scendere qui. Ehi, Larry, non ci pianterai mica in asso, eh? Il mio albergo è qui, a due passi. Buonanotte. Larry, ci rivediamo? Certo. Andiamo a Vichy domenica con zio Elio. Vuole fare la cura. Torneremo ai primi del mese, ti telefonerò. Bene. Buonanotte. Buonanotte, Gray. Buonanotte. Buonanotte. E grazie per il pranzo. Oh. Excusez-moi, mademoiselle, je ne savais pas que c'était vous. Non, monsieur, Darren n'est pas encore rentré. Non. Un message pour lui. Oh, attendez, mademoiselle, il arrive maintenant. Attendez. Monsieur Darren, téléphone. Bon, merci. Pronto. Larry, sei tu, è tanto che cerco di pescarti. Non ci sei mai? No, quasi mai. Quando siete tornati? Stamane. Zio Elio ha insistito per tornare in tempo per il ricevimento di stasera. Poverino, non sta affatto bene, ma vuole andare dappertutto. E Gray come sta? Oh, Larry, hai fatto miracoli, proprio. Ha ricominciato il tennis. E dà tutta la colpa a te. E tu che cosa hai fatto? Oh, un po' di tutto. Ho visto spesso Sofia. Davvero? Perché? Dopotutto è una vecchia amica. Per me credo tu stia perdendo tempo. Ha smesso di bere. Oh, Larry, sei il più grande credulone che io conosca. Non smetterà mai di bere. Sofia è nel fango perché le piace. Questo lo vedrebbe anche un cieco. In ogni modo mi farei piacere se la tratti bene. Ci vogliamo sposare. Cosa?
Sposare? Sì, sposare. È tutto pronto. Ma stai scherzando? Non è vero? Sì che lo è. Non vuoi farmi gli auguri? Io no. Secondo me sei... sei... Perché così tardi? Ci hai messo un secolo. Sono venuta appena mi ha chiamato. Che è successo? Si tratta di Larry e Sofia. Che idiota, che stupido, che imbecille. Deve essere pazzo. Se lei si calmasse un pochino, riuscirei forse a capire quello che vuole dirmi. La vuole sposare. Eh? Oh, come lo sa? E come potrei saperlo? Me l'ha telefonato ora. Sono fuori di me. Sì, lo vedo. Ha avuto la sfacciataggine di dirmi di trattarla bene. Beh, ma sono affari suoi, no? È una donna orribile. E marcia, marcia, marcia. È ubriaca dalla mattina alla sera. Questo non vuol dire che debba essere cattiva. Tante persone rispettabili bevono un po' troppo. Sono brutte abitudini come mangiarsi le unghie, ma nulla di peggio. Per me è cattivo chi mente o truffa. O non ha carità. Se lei prende le sue difese, l'uccido. Preferirei una tazza di tè. Non si serva. L'ha vista spesso da quando capitammo in quella bettola. Dice che ha smesso di bere. Quello scemo crede di averla guarita. Ricordi quel che fece per Gray? Quello non c'entra. Grazie. Gray voleva guarire, lei no. Come lo sa? Perché conosco le donne. Lei crede che rimarrà con Larry, neanche per sogno. O prima o dopo verrà fuori, ce l'ha nel sangue. Ci vuole un bruto per lei, quello sì che le piace. Correrà dietro a qualche teppista e porterà Larry alla rovina. Non è improbabile, ma cosa può farci lei? Io non posso far nulla. Ma lei sì. Io? Larry la stima e ascolta quello che dice. Lei conosce il mondo. Vada da lui e gli dica di non fare una pazzia simile. Sarebbe la sua rovina. Mi direbbe solo che non è affar mio. E avrebbe ragione. Forse riuscirà meglio di come lei crede. Oh, mi faccia il piacere. Non vede che non ha c'è? Crede forse che io mi sia sacrificata perché Larry cada nelle mani di una donna come quella là? Come si è sacrificata? Ho rinunciato a Larry per una sola ragione. Perché non volevo ostacolarlo. Oh, a chi lo racconta lei, Isabel? Lei ha rinunciato a lui per un bel diamante e una pelliccia di visione. Oh! Oh. Sa che suo zio Elio si sarebbe dispiaciuto se lei avesse rotto uno dei suoi piatti Crown Derby? Sono un modello unico e di un valore incalcolabile. Raccolga subito col pane e burro. Lo raccolga lei? Lei dice di essere un gentiluomo inglese. No, questo non l'ho mai detto. Se ne vada via. Non venga mai più qui, mi fa nausea vederla. Mi rincresce perché a me fa piacere veder lei. Non le hanno detto che il suo nasino è identico a quello della psiche del museo di Napoli? Che per me il ritratto di bellezza virginale è più squisito che esista. Ed ha gambe perfette, lunghe e ben formate. Ogni volta che la vedo le ammiro perché erano grosse e tozze quando la vidi anni fa. Non capisco come abbia fatto. Volontà di ferro. Ma l'elemento di maggior fascino sono le sue mani. Così snelle ed eleganti. Avevo l'impressione che le trovasse troppo grandi. Non per la sua statura. Sono sempre affascinato dalla loro grazia infinita. Ah, non so se per natura o arte non fa un gesto senza donargli bellezza. Sono come fiori a volte come ali in volo. Ci sono dei momenti in cui non mi è del tutto antipatico. Anzi, a volte lo trovo tanto carino. Detesto che mi si imbratti il viso. Mi baci sulle labbra che sono state create all'uopo da una benigna provvidenza. Grazie. E ora cosa vuole? Un consiglio. Non le rimane che una cosa. Rassegnarsi era inevitabile. Larry è in preda al sentimento più forte che possa impossessarsi di un uomo. L'abnegazione. Deve salvare l'anima della disgraziata donna che conobbe bambina innocente. E non c'è nulla che...
che lei ed io possiamo fare per evitarlo. Ma sarà tanto infelice, capisce? Lo ama tanto. Che disgrazia, eh? Ma non so che farci. Allora non vuol perderlo del tutto? Sia carina con Sofia, cerchi di essere gentile. La inviti a pranzo. Per me sarebbe imbarazzante dopo quello che ho detto a Harry. Sarà buona se lo faccio. Come un angelo del cielo. Ci penso io. A luna domani a Ritz. A che cosa pensa? Non mi piace la sua faccia. Peccato. Credevo fosse quello che le piacesse di più in me. Non ha per caso il progetto di qualche trappola in mente? Oh, le giuro di no. Anzi, sono estremamente curiosa di rivederla, ora che Larry l'ha redenta. Larry. Ah, sei qui, mi scusi. Il tavolo del signor Moe? Nell'atrio, monsieur. Grazie. Larry, ti piace? Stai bene, uomo. Andiamo. Oh, buongiorno, Larry. Buongiorno, Miss Gale. Come sta? Mi fa piacere vederla. Sì? Dopo ciao, tanto Sofia. Tempo. Oh, ciao, Isabel. Sono tanto felice per te. Grazie. Ciao, Larry. Eccoci qui. Grazie per il tuo invito. Non c'è di che. Ciao, Greg. Ciao, Larry. Isabella mi dice che stai molto meglio. Ah, meglio a dire poco. Sto benone. Non ho più preso un sonnifero da quella sera che uscimmo insieme. Ti faccio della pubblicità, eh? Se mai fai il cerusico, avvertimi. Non mancherò. Oh, un cocktail. No, grazie. Tieni. No, grazie. Ti dispiace se beviamo? Ma no, fate pure. Senza complimenti. Oh, guarda, zio Elio. Si comporta come se il Ritz fosse casa sua. Scommetto che sta dicendo a tutti che è lieto che abbiamo accettato il suo invito. Oh, preferisco non parlarne. Oh, Isabella, che donna odiosa. Come va? Sono lietissimo di rivederla. Mi permetta di farle i miei auguri, spero che sarà molto felice. Grazie. E anche a lei. Grazie. Un cocktail? No, non desidero un cocktail, bevo acqua di Vichy. Guardala. La conoscete tutti, naturalmente, la principessa Edna Vomene Mali. Non si direbbe che sia un'americana, ma io la conosco fin da prima, nel Milwaukee. E quella vecchia zitella della sua segretaria. Mi sembrano due esemplari scappati dal museo delle cere di Madame Tussaud. E dove andranno lei e Larry per la luna di miele? In Grecia, mi pare. Grecia. Deve essere incantevole di questa stagione. Incantevole? Prendo un liquore, Gray. Sì, molto volentieri. Ah, sì, questo. Sofia? No, grazie. Fa molto male, mia cara, è ottimo. Sofia non ne prende. Gray? Grazie. Un bicchierino per monsieur? No, monsieur Albert. No, ahimè, mi è proibito. I miei dottori mi vietano l'alcol. Oh, un goccio di Perzovka non può far male. Perzovka? Perzovka. Fatemelo almeno vedere. Mi dispiace sentire che è stata male. Dovrebbe ricordarsi di più. Ah, Perzovka. Per una volta non può farmi male. Giusto una goccia. Due gocce, forse. Lo bevevamo dai Razziville quando ero da loro per la caccia. Avreste dovuto vederli quei principi polacchi. Ingoiavano bottiglie intere senza risentirne. Non mi importa se Sofia sia astemia o meno, deve assaggiarlo. È un'esperienza che si deve fare. È come una musica sentita al chiaro di luna. Preferisco di no. Isabella? Che profumo. Sono le erbe che ci mettono. Oh, che buono. Potremmo averne una bottiglia anche a casa? Ma certo, te la farò mandare domani. A che cosa l'hai paragonato, zio Eli? A musica sentita al chiaro di luna. È vero. Sofia? Sì? Ho visto un vestito da sposa incantevole da Molinì. Lo accetti da me come dono di nozze?
da zio Elio e da me. Cosa? Sei molto gentile, Isabella, ma Sofia ne ha già scelto. Oh, non fare il sostenuto, Larry, dacci questo piacere. Telefono a Molini per la prova. Permetti? Siete molto cari. Vi ringrazio molto tutti e due. Non c'è di che, non c'è di che. Vogliamo vederci in casa mia domani, verso le 3? Larry, tu sai l'indirizzo? Sì, lo so. Oh, signore, che cosa c'entri tu? Non sai che lo sposo? Ti aspetto alle 3. Sì, è stata una simpatica riunione. Sicuro. Sono stata un angelo. Oh, lo sono sempre. Oh, stupido. Non smetta di arzigogolare. L'ho detto sul serio. Sì. Sì. Domani. Alle 5. Era Somerset Maugham al telefono. Mi dà un senso così curioso, come se volesse che gli altri vivessero secondo le sue trame. Sarà forse perché è scrittore. Tieni. Ah. Grazie. Il signor Maugham. Lo chiamai Tronfio quella sera, no? Ma che importa, è passato, non eri in te. Eri lontana con i pensieri quando sono entrata. Dove eri, con Larry? No, ero qui, pensavo. A che? Hai sempre voluto Larry per te. Ho sempre voluto vederlo felice. Tu mi odi perché lo sposo, vero? No, neanche per sogno. Odierei chiunque o qualunque cosa lo rendesse infelice, però. Sarò una buona moglie. Lo spero. Lo ero prima. So che lo eri. Sofia, non mi fraintendere. No, affatto. Che cosa prendiamo? Caffè? Gelato? No, grazie. Io preferisco bere. Bene. Zio Elio ha mandato la presorca. Che cosa? Non ti ricordi? L'ha decantata tanto ieri. Ah, sì, la Berzovka. Povero zio Elio. Tante volte ha esagerato, ma stavolta ha ragione. Che bel colore. Come il verde che c'è talvolta nel cuore di una rosa bianca. Povera Sofia. Non ho mai più bevuto da quella notte della Rue de l'Alpe. Deve essere orribile. Troncare completamente ad un tratto. A volte, quando ero sola, avrei voluto gridare come una pazza. Ma ho smesso. Ieri a Rizzo ho sofferto l'inferno. Lo so, hai sofferto. Davvero? L'ho mostrato? Solo a me, credo. Per me era importante. Intendi per Larry? Per la sua felicità? È buono. È tanto buono, Isabella. Io ero giù. Ormai. Finita. È la mia unica salvezza, lo so. Scusami. C'è la macchina? Oui, madame. Parliamo ancora? Da certo, se ne hai voglia. Potresti aspettarmi? Vado a prendere John dal dentista. Gliel'ho promesso stamani. La tua bambina. Quanti anni ha ora? 7. Ecco. È un amore. Linda ne avrebbe avuti 9 a settembre. Il settembre prossimo. Resta qui. Torno presto e parleremo ancora. Mm.
américain. Hein? Sophie, la partie à Strictly, ira d'une course de Chicago. C'est un dictionnaire. Alors, vous avez trouvé ce que tu cherchais? Bonne affaire, quoi, ça c'est pas si simple. Se vedesse Sophie all'americana, le dica che torno più tardi. Tu pourrais pas parler français? Oui. Si vous voyez Sophie l'américaine, dites-lui que j'y reviendrai plus tard. C'est bon, on lui dira. Infine, s'il vous plaît. Terzovka, amor mio! Ai, big boy! Vi prego, datemi della Terzovka! Terzovka se ne beve in Algeria! Scusino, signori, dov'è quella signora che ha ordinato una Terzovka? L'americana, al narghilè. Mi dica, dov'è? Non ti consiglio di entrarci. Vuol guadagnare 100 franchi? A votre service, monsieur. Non è lontano da qui. Meglio, mi accompagni. Pari sì, monsieur, pari sì. Moi, je trouve un pigeon. Sarà meglio che io non entri, monsieur. L'aspetto qui fuori. Svegliate lo straniero. Andiamo, Sofia. Usciamo di qui. Ciao, Larry. Bevi con noi. Terzovka. Devi assaggiarla. Odora come... come la musica sentita al chiaro di luna. Andiamo, Sofia. Alzati su. Vieni. Poi anche tu. Vieni con me. Andiamo a bere in un altro locale. Thank you.
Dépêchez-vous, je peux pas appeler. Allez, allez. Allez, allez. Quittez-moi. Per circa un anno non vidi più Sofia McDonald e non ne ebbi più notizie. Nessuno di noi ne seppe nulla. Ero nella mia villetta di Capferrà, sulla riviera, a terminare il mio libro, quando la polizia di Tolone mi mandò a chiamare. Un violon de mer comme toi qui se plaint de la chaleur. Alors qu'est-ce que tu me racontes, c'est un peu fort. Écoute-moi, ce n'est pas seulement la chaleur, mais c'est le mois de comment ce jour. Écoute, tu n'es pas venu me voir pour parler de... Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Bonjour, monsieur Armand. Vedo che monsieur Armand porta la légende d'honneur. Ho questo onore. Voglio perdonarmi se ho dovuto disturbare una persona della sua importanza. Le assicuro che sarò più che lieto se potrò esserle utile. Mi voglia dire... Ah, sì. È una losca storia, monsieur. Sembra che la donna Sofia McDonald avesse una pessima fama. È stata assassinata brutalmente. Come? Il suo corpo è stato ripescato nel porto. Le avevano reciso la gola da un orecchio all'altro. Che orrore. N'est-ce pas, c'est épouvantable. Allora je ne comprends pas, monsieur. Come mai una persona della sua età e del suo rango conosce una donna così malfamata? La conosceva appena. Questo volume era nella sua camera. Se lei vuole osservare l'autografo, ammetterà che non dà l'idea di una conoscenza tanto superficiale. Mignon, allons voir si la rose, mignon. Oh. Dolcezza, vediamo se la rosa... Se crede che io fossi il suo amante, in errore. Oh, non è certo affar mio, e senza voler fare un'osservazione offensiva, devo dire che da quello che ho sentito dire di questa donna, lei non doveva essere il suo tipo. Sono disposto a considerarlo un complimento. Ciò non di meno, è evidente che non si scrive dolcezza a una sconosciuta. Quel verso, monsieur le commissaire, è il primo di un celebre poema di Ronsard, le cui opere sono certamente note ad un uomo colto e istruito quale è lei. Ronsard. Ronsard. Oh, Ronsard. Évidemment, tout le monde connaît Ronsard. Naturalmente studiai Ronsard a scuola, ma con tutto quello che ho da fare confesso che quel verso mi era sfuggito. A dir la verità, questo libro lo firmai molti anni fa a Chicago. Signor Mon. Oh, Larry, non sapevo che fosse qui, credevo abitasse a Sanary. Mi ha mandato a chiamare. Ha saputo? Sì, è terribile. L'ho vista ora alla morgue, l'ho identificata per la polizia. Pardon, monsieur Mon. Lei conosce questo individuo? Sì, sì. È un cittadino americano, si chiama Larry Darrell. E lei cosa sa di monsieur Larry Darrell? Che è uno studioso, un giovane di ineccepibile carattere. Ah, ineccepibile, eh? E da quando conosce questo giovane di ineccepibile carattere? Da circa 10 anni. Ah. Sono state prese disposizioni per seppellirla. Ah, bene, se desidera sostenere lei le spese del funerale, potrò farle avere subito l'autorizzazione necessaria. Pardon, monsieur. Ho qui il biglietto di un imprenditore di pompe funebri. Si tratta di un mio ottimo amico che le farà prezzi modici. Lei è un modello di efficienza, monsieur le commissaire. Lei mi confonde beaucoup, monsieur Mon. Potrei vedere dove abitava? Non ha mai visto quella stanza? No, non l'ho vista. Bene, allora monsieur, suivez-moi. Nous allons à la maison du crime, n'est-ce pas? Chi è questa gente? Suo marito e sua figlia. E dove sono ora? Morti tutti e due molti anni fa. Oh. Si può seppellirli con lei? Nella cornice, monsieur? Sì. Come buona, monsieur. E
E questa è la poesia che io le lessi quando era bambina. Sì, ne parlò quella notte in automobile di ritorno da Guarabitra. Mi ha sempre fatto pensare a lei. Svanito è il giorno e ogni sua dolcezza. Il viso tuo, le labbra, le tue mani, il seno, il tuo respiro. La piana tenerezza della tua voce. Il tuo sguardo, la tua compiuta forma. Divelto è il fiore dal fragile suo stelo. Svanita la tua visione dai miei occhi. Svanita la tua forma dalle mie braccia. Tutto mi è tolto, amore, gioia, paradiso. Tutto è scomparso al chiudersi della sera. Sarà bene che loro facciano un buon pranzetto ora. Ho qui il biglietto del miglior ristorante di Tolone. Assicurerà loro ogni premura del proprietario. Una bottiglia di quello buono farà bene a tutti e due dopo questa faticata. Devo andare a Nizza nel pomeriggio. Elio Templeton sta peggio. Oh, mi dispiace. Gray e Isabella lo sanno. Sì, spero che arriveranno in tempo. Vorrei che lei mi accompagnasse. Avrei con piacere, ma zio Elio non ha molta simpatia per me. Allora qua. Lei, sei finito? Mi ha rieno feri, sì, Templeton. Buongiorno, sir chef. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno. Avvertirò il signor Templeton che lei è qui, signore. Come sta? Oh, debolissimo. I dottori dicono che non c'è speranza. Potrei parlarle di una questione delicata. Sicuro? Il tempo stringe e il signor Templeton dovrebbe avere i sacramenti. Io esito a dirglielo, signore, ma forse... Glielo dirò io, senz'altro. Grazie, signore. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement tâte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Guardi chi è. Per favore. Altri? Mr. Mom, Mr. Darren. Oh, carissimo, che piacere vederla. E Larry. Ma che bella sorpresa. S'accomodi, si sieda. Il signor Mom mi ha detto che sta male. Ah, sì? Ebbene, sono malato. Ma non si direbbe, ha un aspetto sanissimo. Ma guarda un po'. Mio giovane amico, questa è la cosa più sensata che le abbia mai sentito dire. Ha proprio ragione. È un'indisposizione temporanea. Ho il Granduca a pranzo domenica prossima e ho detto al dottore che devo star bene ad ogni costo. Peccato che mi sia capitato proprio ora. È una stagione particolarmente brillante. Lei va al ricevimento della principessa? Neanche per sogno. Ma l'ha invitata? Ha invitato tutta l'Europa. Da un gran ballo in costume. In costume? Non m'ha invitato. Questo è un vero insulto. Non dica sciocchezze, perché avrebbe dovuto insultarla. È una dimenticanza. Non sono un uomo che si dimentichi. Forse non sapeva che lei era in Riviera. Non sia ridicolo, Larry. Tutti sanno che sono sulla Costa Azzurra. Sarà il più bel ricevimento della stagione. Se fossi pure sul letto di morte, ci andrei. No, non se la prenda. Forse pioverà la sera del ballo. Non ci avevo pensato. Pregherò che piova come non ho mai pregato. Vecchia strega. Non avrebbe mai fatto strada senza di me. E ora non mi invita al più gran ballo della sua carriera. Fuochi d'artificio, ci sono anche quelli. Quanto è cattiva. Li odio tutti. Hanno mangiato e bevuto alla mia tavola. Ho fatto le loro commissioni, ho dato feste per loro. E che ne ho in cambio? Niente. Ora che sono vecchio e malato, non sanno che farsene. Se ne infischiano se vivo o muoio, tutti quanti. Oh. I wish I'd never left America.
temo che lei stia male, Elio. Molto più che non creda. Pensavo che forse avrebbe desiderato un prete. Vuol dire che sto per morire? Spero di no, ma è meglio essere previdente. Ho capito. Oh, non se la prenda, mio caro. Noblesse oblige, è vero? Lei è un bel tipo, Elio. La prego, dica al vescovo che gli sarei grato se mi mandasse padre Carlo. È un mio amico. Ci vado subito. Grazie. Mi può prestare la sua macchina per qualche minuto? Sicuro. Voglio fare una corsa dalla principessa Von Emali. La sua segretaria è una zitella scozzese che conosco da anni e forse posso carpirle un invito. Edna è una vecchia dispettosa. Ci saranno 1000 persone al suo ballo. Non le sarebbe costato nulla invitare Elio. Lasci fare a me. Lascia stare le valigie per ora, caro. Ci penserai dopo. Signor Mo. Larry. Buongiorno. Buongiorno. Ma che sorpresa. Non avevo idea che fossi qui. Ciao, Gray. Ciao. Come sta? Temo che siate giunti appena in tempo. Oh, povero zio Elio. Credo che vorrà vedervi. Venite. Larry, ma te ne vai? Ritorno subito. Di solito si passa dalla porta, Larry. Ah, credevo non ci fosse nessuno. E posso chiederle che cosa vuole? Sono un ladro, cara. Ma guarda un po'. E per un felice istante mi illudevo che volesse rapirmi. No, Miss Kid. No, volevo rubare un invito per il ballo della principessa. Non ha invitato Elio Templeton. Questo lo so. Ha cancellato lei stessa il suo nome. Ma lui se l'è presa molto. Oh, se ci teneva a essere in buoni rapporti con lei, non doveva dire quelle brutte cose di lei e del suo autista. Il guaio peggiore è che aveva perfettamente ragione. Lei non ha nulla contro di lui, vero? Oh, no, no, com'è sempre stato gentile. È un gentiluomo. Il che purtroppo non si può dire di tre quarti delle persone che vengono a riempirsi la pancia a spese della principessa. Su, Miss Kate, sia buona. Me ne dia uno. Tanto non verrà. Sta morendo e lo farà felice, povero vecchio. I biglietti sono sul tavolo. Io ora guardo fuori dalla finestra per ammirare le bellezze della natura. E di quel che accade dietro alle mie spalle non sono responsabile né davanti agli uomini né davanti a Dio. Sulle sponde fiorite del fiume lontano il sole brillava nel cielo con dolce mio amore vorrei. Grazie, Biscuit. Sulle sponde fiorite del fiume. Poverino, è molto debole. È un uomo tanto buono, con le sue piccole manie, ma molto generoso di cuore e caritatevole verso il prossimo. Possono entrare. Grande onore, cari miei. Entrerò nel regno dei cieli con una lettera di presentazione di un principe della Chiesa. Sono certo mi spalancherà tutte le porte. Dovrà adattarsi a una certa promiscuità. Non lo creda. Non ci sarà questa maledetta democrazia lassù. Potrò scegliermi i miei amici come ho sempre fatto. No, no, no. Non chiudete le tende, per cortesia. Mi piace tanto la luce del pomeriggio. Perché non beve qualcosa, carissimo? Lei prende sempre qualcosa a quest'ora. L'ho già presa, grazie. Ah, bravo. Isabella, se stai per fare una scenata, è bene che tu vada, sai. Sono un uomo discretamente ricco, a modo mio, e tu sei mia erede universale. Zio Elio. No, no, no. Gray, senti. Mi dicono che credi di aver trovato lavoro, finalmente. Sì, un mio collega dell'università mi ha offerto un posto nel suo ufficio. Vorrei tentare di fare abbastanza denaro per tirare su la ditta di mio padre. È ancora sotto sequestro.
Benissimo. Ora avrai quanto ti occorre, mio caro. Una lettera per il signor Templeton è urgente. Ah, sì. Lei aspetti. Elio. Che c'è? È per lei. Lo apra. Cos'è? Un invito per il ballo della principessa. Vede, lo sapevo io. Prenda subito un biglietto. Rispondo. Oh, no, zio Elio, non pensare a questo adesso. Perché no? Sono sempre stato corretto. E non intendo dimenticare l'educazione all'ultimo momento. È pronto? Sì, Elio. Il signor Elio Templeton è dolente. Di non poter accettare il gentile invito della principessa per un precedente impegno con nostro signore. Brutta strega. Pardon, madame, il signor Darrell fa chiedere se l'autista può accompagnarlo alla stazione. La stazione? Parte? Oui, madame, alle 10:30 per Parigi. Ma non mi ha detto... Sì, certo. Oui, madame. Se ne va. Parte per l'America. Ah, davvero? Che bellezza. Si imbarca come mozzo sopra una nave da carico. È tipico, ma non importa. Almeno sarà a casa, lo vedrò. Io non lo farei se fossi in lei. Ma io non sono lei. Tutta la mia vita non ho fatto che obbedire alla volontà degli altri. Ma da ora in poi farò ciò che voglio fare io e basta. Voglio vedere Larry il più spesso possibile. Può esserle causa di molto dolore. Lo so, ma è un dolore che è un paradiso. Ah, Giuseppe, dite a Massetti non tira fuori la Rolls Royce. Ti accompagno io, Larry, prendo la spalla. Va bene, grazie. Allora, te ne vai? Sì, mi ero in crescita di non restare per il funerale, ma il piroscafo non mi aspetta. Sicché finalmente ritorni in America. Eh già. E che cosa hai in mente? Pensavo di impiegarmi in un'officina o in un garage. A me piacciono le macchine, poi mentre lavo un'automobile o riparo un carburatore, ho la mente libera e intanto so che sto facendo qualcosa d'utile. E poi, dopo? Ma non lo so, potrei comprare un tassì. Un tassì? E perché no? È una bella vita, si è sempre in movimento e si incontra sempre gente nuova. Oh, Larry, per amor di Dio. Quello che ti ci vuole è un buon psichiatra. Certe volte penso che tu sia completamente pazzo. Ma guarda che ne hai fatto della tua vita e della mia. Ma che stai cercando in nome del cielo? Speravo che tu tornassi in America con noi. Gray ora si rimette negli affari e avrà bisogno di molto aiuto. Larry, tu non sai quello che hai fatto per lui. Ne parlava ancora, sai, anche ieri. Tu non te ne accorgi, ma io sì. Quando ci sei tu, lui cambia. Torna quello di prima. Gray sta bene, non ha bisogno di me. Ma se cambiasse? Se gli capitasse un altro guaio e avesse una ricaduta? Tu non immagini quello che ha passato l'altra volta. Non era questione di emicrania e di nervi. Stava male, molto male. Larry, questo non l'ho mai detto a nessuno. Ma per mesi e mesi abbiamo sempre dovuto tenerlo d'occhio. Non era solo per il denaro e per la dita messa su da suo padre. Era qualche cosa di più. Si incolpava di tutto quello che era successo alla piccola gente che gli aveva affidato i risparmi. Vedi, io sono convinta che se non fosse stato per le bimbe, si sarebbe ucciso. Beh, non è affatto sorprendente, Isabella.
Non credo che ci sia uomo o donna al mondo che non abbia avuto quell'impulso una volta nella vita. La cosa più bella è che quasi sempre ci viene permesso di ritentare. A me è capitato. Proprio quando credevo che non ci fosse nulla per cui valesse la pena di vivere. Sai che significa vedere un uomo sacrificare la vita per te? Lo sai? Hai mai pensato cosa sia camminare per la strada sapendo di camminare nelle scarpe di un altro che ha scelto di morire perché tu potessi vivere ancora? Senti, ti ricordi quella notte a Chicago quando parlammo al club? Ti dissi che non sapevo se avrei mai trovato me stesso. Ancora no, non del tutto. Ho trovato alcune fra le cose che cercavo e forse un giorno troverò le altre, intanto continuerò sempre a cercare. Non è né facile né divertente. Ho avuto momenti di sfiducia, di scontento. Ma è passato ora. È sepolto. So quello che mi aspetta. Ora so dove vado. E Gray a modo suo può fare lo stesso perché gli è stato permesso di ritentare. E riuscirà, vedrai. Va bene, ammettiamolo. E che ne è di me? Non ha alcun significato per te che ti voglio bene. Che non ho mai amato nessun altro all'infuori di te. Che le mie figlie potrebbero essere le tue, che... Oh, perché non ti ho sposato quando potevo? Lo potevo, sì, tu sai che lo potevo. L'ultima notte a Parigi eri pronta a rinunciare a tutte queste pazzie per me. Se non fossi stata stupida ti avrei salvato. Ma no, ti cacciai via, mi parve d'essere così nobile, ricordi? Guardami, Larry. Lo sai che mi ami. Lo sai che mi hai desiderata sempre. Dimmi che è vero. Dimmi che sai che è vero. Oh, Larry, ti amo. Ti amo. Promettimi di tornare con noi. Promettimelo. Raccontami di Sofia, Isabella. Sofia. Che c'entra Sofia? Quel giorno che venne a casa tua, beve qualcosa? Sì. Per Zobka? Come lo sai? Non è strano che abbia chiesto un liquore così poco noto. Lei non ha chiesto nulla, non ha fatto che prenderlo. Dovetti lasciarla per prendere mia figlia dal dentista. Al mio ritorno Sofia era andata e la bottiglia era vuota. Non ti meravigliò che lei non ci fosse e la bottiglia fosse vuota al tuo ritorno? Pensai che fosse stanca di attendere. In quanto alla bottiglia pensai che fosse stato il cameriere. Fui a un pelo dal dirglielo. Non sei mai stata brava a mentire. Allora tu non mi credi? Neanche per sogno. E va bene. Se vuoi la verità, eccotela tutta. L'ho fatta e lo rifarei. Ero decisa a qualunque cosa purché non la sposassi. Nessun altro volle intervenire. A nessuno importava. A me sì. Oh, Larry, voi uomini siete così sciocchi. Sapevo che prima o poi sarebbe ricaduta. Era così evidente. Vedesti com'era nervosa quel giorno a Rizze. Avrebbe dato l'anima per ubriacarsi. Ebbi l'idea di tentare quando zio Elio si mise a decantare quella roba. Era un veleno, ma feci finta che fosse squisita. Sapevo che non avrebbe resistito alla prima occasione. Così le ho offersi l'abito da sposa. Decisi che se Sofia non avesse toccato la bottiglia, mi sarei rassegnata e le sarei stata amica. È vero, lo giuro! Quando tornai e vidi la bottiglia vuota, seppi che aveva avuto ragione. Proprio come pensavo. Sofia è morta. Morta? Il corpo è stato trovato nel porto di Tolone. È stata uccisa. Che orrore.
Sanno chi è stato? No. Ma io sì. Non è il caso di prendersela più per Sofia, Isabella. Ho avuto la sensazione tutt'oggi che Sofia sia là dove voleva essere. Con Bob e Linda. So che quello che dico è solamente un luogo comune, ma è un conforto. Addio, Isabella. Abbi cura di Gray. Ha più che mai bisogno di te. È andato. Lo so. L'ho perduto. Per sempre. E lo amo. Lo amo tanto e ora l'ho perduto. Crede che lo rivedremo più? Ne dubito. Il suo mondo è distante dal nostro come noi dalla luna. Oh, è tutta una pazzia, è così vano. Che sta cercando di fare della sua vita? Che spera di trovare? Mia cara, Larry ha trovato ciò che tutti cerchiamo, ma invano. E credo che nessuno l'abbia conosciuto senza divenirne più nobile e più buono. Dopotutto, la bontà è indubbiamente la forza più grande che esista nel mondo. Ed egli ce l'ha.